Bella a tutti ragazzi di qui Rain e benvenuti al mio primo commentary su Call of Duty MW3. Questa è una MOAB fatta su Dominio, ma della partita vi parlerò dopo. Prima volevo dire delle mie considerazioni su Call of Duty MW3. Allora, io direi che Call of Duty è il gioco più bello, cioè per me è il gioco più bello in assoluto tra gli FPS e qualsiasi altro tipo di gioco. Però ultimamente ci sono persone o giocatori che complicano la mia vita su Call of Duty, insomma. E, per esempio, io gioco 2 orette al giorno circa, ma queste 2 orette non sono più tranquille come una volta, ma sono, cioè, mi dà noia, insomma, vedere queste persone che continuano a giocare con lanciapuffi, bazooka, smow, granate, accecanti a tutto spiano. Cioè, io non dico di non usare queste armi, queste granate tattiche, così. Ma, cioè, queste armi vanno usate al loro momento. Non è che tu puoi andare in giro con il bazooka o lanciapuffi proprio a rovina le partite degli altri. Infatti ultimamente fare dei gameplay ottimi mi dà un po', cioè mi rende è un po' difficile, insomma. E quindi non so, ora io ho un po' di partite registrate, per esempio 2-3 MOAB e alcune partite ottime fatte un po' di tempo fa, quindi non recentemente, anche perché come ho detto è difficile ultimamente far gameplay. Allora, la partita è un dominio su botlag, come ho detto prima, e è una oddio, una mob, insomma, no, carica nucleare su MV2. Allora, questa mob l'ho fatta con il mio MP7, con il Matic Autunno, come vedete, ma è con caricatori aumentati e silenziatore. Poi ho usato come granata letale il coltello da lancio. Io vorrei ricordarvi che uso solo ed esclusivamente il coltello da lancio, perché le bombe a me fanno solo hit marker, quindi non le utilizzo proprio, non mi vado ad incazzarmici sopra, quindi uso il coltellino. Poi come tattica ho usato le flashbang, ma di solito uso le stordenti, vabbè, non importa niente. Poi come perk iniziali c'avevo, oddio, gioco di prestigio, inflessibile e predatore pro, tutti pro. Poi come perk di specialista utilizzavo come primo assassino, come secondo scudo blindato e terzo invisibilità. Sì, invisibilità, sta scritto là poi. E niente, questa mob è stata molto semplice farla, insomma, anche perché le persone non erano proprio così tanto forti. E niente, però, ripeto, molto divertente. Cioè, io di solito non faccio MOAB, cioè non provo a far MOAB, e le faccio solamente ogni tanto, ci provo e la maggior parte delle volte ci riesco, ma ho so MOAB un po' camperate, perché cioè è difficile fare una MOAB rushata. La MOAB rushata è veramente complicata, anche perché con tutti questi nabbi che vanno in giro è difficile trovare una lobby giusta per fare una mob rushata. Allora, io sono un nuovo YouTuber, non so se l'ho detto già prima, vabbè, come vedete nel canale mio ho pochi iscritti e spero che vi piacciono i miei video. Io mi occupo di Call of Duty, poi forse di Battlefield, Skyrim, ho intenzione di comprarlo, poi Minecraft, giusto per passione mia, per passatempo. E infatti ho iniziato una let's play di Minecraft, se volete andatela a vedere. E non so se è carino, cioè secondo me è carino. Poi vabbè, Minecraft è sempre la stessa cosa. E niente ragazzi, qui la partita credo a 84 di punti e termina. Qui intanto, come vedete, un po' sturo un po' tutti, me la comando. Come vedete non sto mai in un posto fermo e qui tra un po' prendo la MOAB, uccido quel camperone su B. Intanto qui, vi consiglio, quando arrivano i bombardieri stealth di fermarvi, che vi incasinano tutta la visuale e rischiate di
di perdere tutto quanto. Ecco qui io prendo la Moab e questo, come seconda occasione, questo Nubo mi uccide. Ok ragazzi, quinta torre lancio e credo che il gameplay sia quasi finito. Vi lascio allo scoppio finale della Moab, mettete un bel mi piace, visitate il mio canale, magari iscrivetevi. E niente, bella a tutti.